Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Fratelli e sorelle, per poter celebrare più degnamente i divini misteri, riconosciamo umilmente i nostri peccati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere ed omissioni. Per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Kyrie eleison, Christe eleison. Kyrie eleison. Preghiamo. O Dio, fortezza di chi spera in Te, ascolta benigno le nostre invocazioni, e poiché nella nostra debolezza nulla possiamo senza il Tuo aiuto, soccorrici sempre con la Tua grazia, perché fedeli ai Tuoi comandamenti possiamo piacerti nelle intenzioni e nelle opere. Per il nostro Signore Gesù Cristo, Tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla seconda lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, dal momento che molti si vantano da un punto di vista umano, mi vanterò anch'io. In quello in cui qualcuno osa vantarsi, lo dico da stolto, oso vantarmi anch'io. Sono ebrei, anch'io. Sono israeliti, anch'io. Sono stirpe di Abramo, anch'io. Sono ministri di Cristo, sto per dire una pazzia, io lo sono più di loro. Molto di più nelle fatiche, molto di più nelle prigionie, infinitamente di più nelle percosse, spesso in pericolo di morte. 5 volte dai giudei ho ricevuto i 40 colpi meno uno. 3 volte sono stato battuto con le verghe, 1 volta sono stato lapidato. 3 volte ho fatto naufragio, ho trascorso un giorno e una notte in balia delle onde, viaggi innumerevoli, pericoli di fiumi, pericoli di briganti, pericoli dai miei connazionali, pericoli dai pagani, pericoli nella città, pericoli nel deserto, pericolo sul mare, pericoli da parte di falsi fratelli, disagi e fatiche, veglie senza numero, fame e sete, frequenti digiuni, freddo e nudità. Oltre a tutto questo, il mio assillo quotidiano, la preoccupazione per tutte le chiese. Chi è debole, che anch'io non lo sia? Chi riceve scandalo, che io non ne frema? Se è necessario vantarsi, mi vanterò della mia debolezza. Parola di Dio. Il Signore è con noi nell'ora della prova. Il Signore è con noi nell'ora della prova. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. Io mi glorio nel Signore, i poveri ascoltino e si rallegrino. Il Signore è con noi nell'ora della prova. Magnificate con me il Signore, esaltiamo insieme il suo nome. Ho cercato il Signore, mi ha risposto e da ogni mia paura mi ha liberato. Il Signore è con noi nell'ora della prova. Guardate a Lui e sarete raggianti. I vostri volti non dovranno arrossire. Questo povero grida e il Signore lo ascolta, lo salva da tutte le sue angosce. Il Signore è con noi. Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Alleluia, alleluia, alleluia. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Matteo. In quel tempo Gesù disse ai Suoi discepoli:
non accumulate per voi tesori sulla terra, dove tarma e ruggine consumano e dove ladri scassinano e rubano. Accumulate invece per voi tesori in cielo, dove né tarma né ruggine consumano e dove ladri non scassinano e non rubano. Perché dove è il tuo tesoro, là sarà anche il tuo cuore. Lampada del corpo è l'occhio, perciò se il tuo occhio è semplice, tutto il tuo corpo sarà luminoso. Ma se il tuo occhio è cattivo, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebra, quanto grande sarà la tenebra. Parola del Signore. Cari fratelli e sorelle, il Signore Gesù nel Vangelo ci invita a non attaccare troppo il nostro cuore alle cose terrene, ad affannarci ad accumulare tesori qui sulla terra, ecco perché dove abbiamo il nostro cuore abbiamo il nostro tesoro. Ecco, ci invita invece ad accumulare tesori in cielo, quindi ecco, ci invita a arricchirci davanti a Dio, facendo il bene, operando ecco, nell'amore verso Dio e verso i nostri fratelli, diventando buoni amministratori delle cose materiali di questo mondo, ecco, non con quella smania, quella cupidigia di accumulare tesori, ricchezze in questo mondo, che non le portiamo di là. Come diceva anche Papa Francesco, ecco, il sudario della tomba non ha tasche e non ha mai visto un corteo funebre con dietro il camion dei traslochi. Ecco, tutto quello che accumuliamo qui li lasciamo qua. Dobbiamo quindi invece, attraverso le nostre opere di carità, di amore, di preghiera, accumulare tesori in cielo, cioè accumulare meriti, ecco, davanti a Dio, e quindi essere graditi a Dio più che agli uomini. E allora ecco, chiediamo al Signore che ecco, il nostro occhio ecco, sia veramente nella luce e possiamo veramente ecco, discernere ecco, ciò veramente a cos'è che dobbiamo attaccare il nostro cuore. Dobbiamo attaccare il nostro cuore a Dio e alle cose che non passano, alle cose eterne. E allora chiediamo ecco, la luce dello Spirito Santo perché possiamo riuscire in questo. Sia lodato Gesù Cristo. Dall'intimo del nostro cuore leviamo al Signore le nostre intenzioni particolari. Padre, tutto questo te lo chiediamo per Cristo nostro Signore. Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa.
O Dio, che nel pane e nel vino doni all'uomo il cibo che lo alimenta e il sacramento che lo rinnova, fa che non ci venga mai a mancare questo sostegno del corpo e dello spirito. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio, con fede viva proclamiamo la sua risurrezione, attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell'universo, cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo. Nella potenza dello Spirito Santo fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la morte del Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua. Celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, o Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosci nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo spirito.
lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria sempre Vergine Madre di Dio, San Giuseppe suo Sposo, i tuoi santi apostoli, i gloriosi martiri e tutti i santi, nostri intercessori presso di te. Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Oscar, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiungi a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti, in particolar modo quelli che ricordiamo in questa celebrazione eucaristica, e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria in Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tuo Dio doni al mondo ogni bene. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Il Signore ci ha donato il suo Spirito, con la fiducia e la libertà dei figli, diciamo insieme il Padre nostro nella lingua latina. Pater noster, qui es in celis, sanctificetur nomen tuum. Adevenia regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, e dimite nobis debita nostra, sicut nos dimitimus debitoribus nostris, et te nos inducas in tentazione, se te libera nos a malo. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio. Abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola. Tu sarò salvo. Corpo Cristo, custode della vita eterna. Sanctus Christi, custode della vita eterna. Thank you.
Preghiamo. La partecipazione ai tuoi santi misteri, o Signore, come prefigura la nostra unione in te, così realizzi l'unità nella tua Chiesa. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.